Vaticano avvia un'importante iniziativa per la salute dei bambini siriani profughi in Libano. La missione sanitaria, lanciata in questi giorni dal Pontificio Consiglio Cor Unum insieme all'ospedale pediatrico Bambino Gesù e Caritas Libano, opera soprattutto nella Bekaa, regione tra le più disagiate, dove non sono presenti né strutture né personale medico. Per questo motivo, il progetto, nato da esigenze impellenti di cure pediatriche e vaccinazioni, si impegna a fornire un presidio sanitario, infrastrutture logistiche e risorse umane sul territorio libanese. Grazie al dono straordinario inviato dal Papa attraverso il presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum, il Cardinal Robert Sarah, a Caritas Libano, sarà possibile aiutare in una prima fase circa 4.000 bambini. Ad accompagnare il Cardinale nella sua missione in Libano anche il segretario del Pontificio Consiglio Cor Unum, Monsignor Giovanni Pietro D'Artoso. In questo momento credo che proprio l'azione che la Chiesa fa, l'azione umanitaria, oltre alla preghiera, all'azione diplomatica che la Santa Sede porta avanti attraverso i suoi canali, però mi sembra che questo ambito dell'assistenza umanitaria sia quella testimonianza che forse più ci è richiesta, proprio per manifestare anche che siamo vicini a questi fedeli e anche a queste persone in sofferenza, non solo con la parola ma anche con l'azione molto concreta. Il Bambino Gesù, conosciuto anche come l'ospedale del Papa, opera da sempre nell'assistenza e nella cura dei bambini nei paesi in via di sviluppo. La dottoressa Maya El Hashem, capo del progetto e responsabile dell'unità di dermatologia all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Nella regione dove lavoreremo è una regione molto isolata, povera, nell'entroterra, priva di alberghi, di trasporto, eccetera, per cui avremmo dato un impegno notevole a Caritas di organizzarci la logistica. Quindi abbiamo pensato, dato che il Libano è molto all'avanguardia come preparazione medica, di affidarci a personale locale. Le stime ufficiali parlano di 800.000 profughi siriani in Libano. Dal 2011 la Caritas locale fornisce servizi a 32.000 famiglie registrate. Padre Simon Fadul, presidente di Caritas Libano. Assistiamo all'aggravarsi di questa condizione, alla miseria che si diffonde maggiormente su tutti i fronti, sia dal punto di vista medico che della qualità della vita, dell'alimentazione, del vestiario, dei posti letto, ma soprattutto dal punto di vista abitativo. Ecco perché ritengo che dobbiamo rivolgere un appello al Signore. Quella che stiamo vivendo è infatti la peggiore crisi umanitaria a cui il mondo abbia mai assistito negli ultimi decenni. Non credo che ce ne siano state peggiori di questa.